Ciao a tutti e benvenuti. Oggi andiamo a preparare il burro. Forse non tutti sanno che il burro ce lo possiamo preparare tranquillamente a casa semplicemente con un ingrediente. Hi everyone, today I'm going to prepare the butter. It's very simple and we can prepare it when we want. Okay, just we need one ingredients and that's it. Ok, allora io qui ho mezzo litro di panna fresca, non zuccherata. Half liter of cream, just fresh cream. That's it. We need this one. Abbiamo bisogno di uno sbattitore e basta, iniziamo a sbattere finché vi faccio vedere fino a che punto deve essere bella fredda. So we need this kind of utensile in English. I will check. Ok, that's it. Cominciamo. Ci vuole un braccio tipo braccio di ferro, eh? Sono passati 20 minuti. After 20 minutes we are ready, but you need the arm like Popeye, maybe. Allora, vedete che si è separato il liquido dalla parte solida. Abbiamo bisogno di un colino. We need something like this because we have to throw away the liquid part, latticello in italiano. Ok, ma dobbiamo togliere tutta la parte liquida perché così il burro si conserverà più a lungo. Vedete, ha cambiato pure colore, è diventato un po' giallognolo, proprio il colore del burro. So you can see that the color is different, is like the butter, is almost yellow. We have two
press a lot because we have to throw away the liquid. Okay. Dopodiché gli possiamo dare una forma che preferiamo, insomma, che più ci piace. Intanto io strizzo molto bene. I press very very well. Ce l'abbiamo fatta. Qui con mezzo litro di panna abbiamo prodotto all'incirca 170-180 grammi di burro. So with half liter of milk, no, cream, fresh cream, we have about 170 grams of butter. I used this kind of shape. I will close it. And that's it, I will use when I will need it. Voilà, l'ho messo qui, lo userò quando ne avrò bisogno. Se vi è piaciuto il video, ricordatevi di mettere un bel like e di iscrivervi al canale. If you like the videos, you have to remember to press a like it and to subscribe our channel. See you next time, bye, ciao a tutti!